Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, ragazzi, volevo fare questo piccolo tutorial per le persone, per gli utenti che sono iscritti al mio canale. Beh, va bene, se non è tanto un'informazione, ma è soltanto anche per quelli nuovi. Allora, ragazzi, io sapete che preferisco usare Jitsi Meet per far entrare le persone, perché tanti ho visto, ma è da tanto che si usa quella piattaforma, che a me sinceramente non mi piace, anche perché Jitsi Meet è in italiano. Prima cosa, StreamYard è tutto in inglese. Va bene che è tutto immediato, è semplice, non è tanto da smanettare. Diciamo che ognuno preferisce una piattaforma piuttosto dell'altra. Io sinceramente sono abituato con Jitsi Meet. Allora, ma qual è il fulcro del video? Non è un tutorial. Però, ragazzi, allora, per chi vuole interagire sulle mie live e vuole entrare, ovviamente vi metto il link. Però, ragazzi, se siete da PC, non problem. Cliccate sul link, entrate direttamente. Va bene, se usate lo smartphone dovrete necessariamente scaricare l'applicazione Jitsi Meet, che è compatibile con iPhone e Android, Apple Store e compagnia cantando. Ragazzi, scaricate l'applicazione Jitsi Meet per seguire le live. Le live, sì, no, non seguire le live, per entrare, ok? Scrivete il nome della stanza che vi dico direttamente, che vi metto in chat, ok? Praticamente, ragazzi, se volete seguire anche voi come si dice, ragazzi, di solito mi incanto a dire le cose. Se volete seguire anche voi cosa dicono in chat, okay, l'applicazione funziona in background, cioè aprite l'applicazione, vi collegate con me e dopo cliccate il tasto home e vedete direttamente perché l'applicazione lavora in background su un angolino. Allora, per seguire la chat, andate sul mio canale, ok? Andate sul profilo del mio canale e quando vedete che sono dal vivo, sotto, ovviamente ci sono c'è chat dal vivo e seguite direttamente da là e leggete i commenti, perché tanti mi dicono: come fai a seguire le chat che io non li vedo, eccetera, eccetera. Allora, praticamente io mi apro una finestra a parte e leggo i commenti, okay? Perché sulla chat di YouTube, in parte c'è i tre puntini, c'è apri in una nuova finestra. E da smartphone basta che cliccate il tasto home e andate sul profilo del mio canale e seguite direttamente la chat dal vivo quando c'è scritto dal vivo. Ok, ragazzi, questo è un piccolo anche tutorial, informazione per chi vuole entrare. Ok,
Sapete che vi metto il link, eccetera, eccetera. Va bene, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, che non serve. Non serve. Se volete fare qualche iscrizione, ma vi dico già subito, non serve. Perché, ragazzi, se vi piace, ragazzi, io non mi definisco un YouTuber. Una persona, un utente, ok? No, un YouTuber. Un utente. Ragazzi, dai, ci sentiamo. Ciao a tutti. Se volete fare qualche iscrizione, sarebbe meglio. Sarebbe meglio, ma importa, ragazzi, dai. Importante capire quello che voglio dire sui video. A parte che sono già complicato il mio fare i video. Comunque, ragazzi, anche a spiegare il tutorial, mi metto 10 minuti per dire una roba. Comunque, ragazzi, dai, ci sentiamo, ciao a tutti, a posto. Ragazzi, ciao a tutti, ci sentiamo. Va bene?